E adesso tocca a Yuzuru Hanyu, che deve veramente tirar fuori una prestazione di alto profilo per restare davanti. È chiaro, ha portato a casa 111 punti quasi nel suo programma corto. La condizione dalla sua, in allenamento si sono viste cose strabilianti, però un po' di pressione la sentirà anche lui. Eh sì, certo, per andare in testa 182 punti. Sì, banale per chi sì. È andato oltre 190 tante volte con 216 come top. Però comunque punteggio di tutto riguardo, 182. Deve pattinare su alti livelli. Quadruplo Salkov. Quadruplo Tolup. Triplo flip. Quadruplo Tolup, triplo Tolup. Pazzesco. E questo non era atterrato benissimo, questo quadruplo Tolup. Triplo Axel, doppio Tolup. Triplo Axel, Euler, triplo Salkov, preceduto da una sequenza di passi veramente complicata. Triplo Rydberger, manca ancora un salto, attenzione. Triplo Lutz, pazzesco, pazzesco. E due. E 4 in realtà. E 4. E 4.
benvenuti sul pianeta Anio, abitanti 1, lui. L'abbiamo qui visto inquadrato in primo piano, terrificante. 120! No, impressionante, sì. Massimiliano, francamente disarmante in una gara dei contenuti tecnici elevatissimi. Scende in pista Yuzuru e ci regala l'ennesimo record, perché sì, arriverà l'ennesimo record del mondo sul totale sicuro. Sul programma libero forse il quadruplo tolup, triplo tolup che ci ha regalato all'NHK era migliore, però e oltre 120 di tecnico, e quel tecnico sale 120,78. Adesso il dilemma è questo: cioè, di fronte a un programma del genere, tu giudice che sei seduto lì, come fai a non dare 10 in coreografia, interpretazione, skating skills, perché la varietà di passi e la scorrevolezza che si vede qui è cosa rara, performance e 10 di diritto, sì, per e l'ultimo 10, visto che in automatico la quinta voce segue sempre le 4, diamo 10 su tutto e stop. Sì, perché poi chiudiamo e andiamo tutti no, a casa. No, è 10, cioè, è 10, punto, cioè 100. Pazzesco, pazzesco. E qua arriveremo a quanto oltre i 300 punti? Possiamo andare a 130, non lo, per a, me, 2 a 330. Per nella noi. Somma siamo a 330. Questo è un programma che non prende meno di 220, dai, perché deve avere 100 sulle componenti del programma. Impressionante, beh, a 100 non ci arriverà, io credo, però non ci andrà lontanissimo. Quanti giudici americani ci sono statunitensi? Prova a vedere. Andiamo a vedere un po', te lo dico subito. Perché da lì capiamo se arriva al 100 o meno, Sono quelli che criticano a New, e allora hanno Jason Brown, no? Uno. E quello potrà dare dei problemi. Però sai, il più basso esce. Più basso esce, è vero anche questo. Pazzesco, no? Impressionante, questo atleta è impressionante e non si è fatto scalfire dalle prestazioni terrificanti degli altri. Guarda, questo è proprio al limite, il secondo quadruplo tol, vediamo, potrebbe quindi scendere quel 120, tu dici? Non lo so, bah. Però mostruoso, mostruoso. Adesso al di là di quello, veramente, sono dettagli. Questo atleta sta martellando con una costanza impressionante su programmi di una difficoltà fuori dalla norma, ma non mi vengono le parole adatte in realtà. Però tutti stanno seguendo questo esempio. Eh sì, la gara vero. Di oggi è qualcosa di impressionante, una roba mai vista, e felice per Daisuke Murakami, che potrà dire io quel c'ero. Giorno c'ero. Sì, davvero. Ed è tra l'altro atleta di altissimo livello. A me piace molto Dice, che non gli è andata benissimo stasera, però pattinatore di grandissima qualità, anche ottimo interprete. Poi di fronte a queste prestazioni, cioè, abbiamo visto 5 programmi terrificanti. Terrificanti. E io sono più a margine di crescita, perché un altro quadro che prima o poi entra in questo programma al posto del flip. Adesso aspettiamo, veramente, dare quel 100 sulle componenti del programma sarebbe un segnale. Vabbè, 98,56, ci accontentiamo, 330,43. Nessuno al mondo è andato oltre quota 300. Lui traguarda, che ne so, il 350 traguarderà questo qui. Non ci arriva, perché le componenti del programma sono limitate, non ci arriva. Pazzesco. Mani davanti alla faccia, ma questo atleta è impressionante, il più grande che si sia mai visto, sì, su una pista di pattinaggio. Non ci sono più paragoni, no. E a un certo punto non ci interessano quelli di un'altra epoca. Ci sono stati grandi campioni in momenti diversi. Yagudin è stato strepitoso, Plushenko è stato strepitoso, ma qui stiamo assistendo a un connubio tra contenuto tecnico e arte che non ha precedenti nella storia di questa disciplina. È il più grande talento che si sia mai visto, una naturalezza nell'eseguire elementi tecnici difficili che non ha precedenti, e piange Yuzuru, sì, giustamente, ma insomma... Però i ragazzi italiani che guardano questa gara e che pattinano devono capire una cosa: bisogna imparare a saltare prima di tutto. Se vi dicono che le gare le potete vincere con le componenti del programma, cambiate allenatori. Mi prendo io la responsabilità di questa cosa. Prima bisogna imparare a saltare. Questi sono grandi saltatori e grandi interpreti, ma senza la qualità sugli elementi di salto non si va da nessuna parte. Jimboyan è debole sul pattinaggio di base, arriva quinto in una finale di Grand Prix con 263 punti, ma sa saltare.
Se non si salta, non si compete per vincere. Jason Brown, Docet. Poi magari imparerà i quadrupedi anche lui e a quel punto sarà insieme ai vari Agnew, Fernandez, Uno, Chen e Jin, che oggi hanno fatto la storia del pattinaggio, perché una gara così non si è mai vista. Storico, leggendario, gara epica. .330 e ci troviamo a commentare un'altra prestazione strepitosa in una giornata in cui in tante, perché anche le ragazze hanno fatto cose egregie, hanno dimostrato di poter alzare il livello dell'asticella, partendo dalla categoria junior, perché Polina Zurskaya ha tenuto un clinic di salto con anche le senior a guardare e a dire: noi così non possiamo saltare. No, veramente eccezionale. Gara bella anche quella junior, soprattutto femminile, della gara maschile avevamo già detto, perché si è svolta ancora prima con tanti errori, ma anche lì i ragazzi junior stanno provando programmi difficilissimi, con tanti tripli axel, con tanti quadrupli, tanti elementi di grande difficoltà. Poi assisti a questa gara maschile, questa è la gara più bella che si sia mai vista nella storia. Portador del record. E si è partiti con il botto, perché Patrick Chen ha pattinato un libero da 190 punti abbondanti, il terzo libero peraltro, e si è dovuto accontentare della quarta posizione. Che è incredibile, sapevamo che sarebbe stato molto difficile per Patrick recuperare, partiva da meno 40 con Yuzuru ed era comunque distanziato anche dagli altri dopo il corto, però grande risposta di Patrick dal punto di vista caratteriale, pura poesia, però hanno pattinato tutti benissimo. Nel giro di due settimane Yuzuru Agnew si è concesso il lusso e ci ha regalato l'onore di assistere a quattro programmi perfetti. Pazzesco. E che programmi. E sappiamo già che lui dirà: no, ma si può fare meglio, perché sequenza non mi è piaciuta, la trottola la posso fare ancora meglio. Lui è così. Eh sì,